In questo viaggio vi porteremo alla scoperta di alcune delle più famose località marittime del Friuli Venezia Giulia e dei suoi paesaggi costieri, che nell'arco di poche decine di chilometri sono in grado di mutare completamente passando dalla laguna a maestose scogliere con baie dall'acqua cristallina. Visiteremo luoghi ricchi di storia, tradizioni e natura, partendo dalla famosa e antica cittadina di Aquileia per arrivare fino alle porte di Trieste. Di partenza del nostro itinerario è la storica cittadina di Aquileia, in provincia di Udine, una località famosa le cui origini risalgono all'epoca dei Romani. Fu infatti da loro fondata come colonia militare nel 181 a.C. e, grazie alla sua efficiente rete viaria e all'imponente porto fluviale, col tempo acquisì importanza nel commercio e nello sviluppo dell'artigianato, mentre, durante il Medioevo, divenne uno dei centri propulsori del cristianesimo nell'Europa centrale. Parte del suo antico splendore imperiale rivive ancora oggi in molti angoli del suo centro, attraverso il vasto sito archeologico tutto da scoprire, che ha portato alla luce alcune delle testimonianze meglio conservate dell'antica grandiosità romana e per questo inserita nelle liste del patrimonio UNESCO. Il fulcro è costituito dalla affascinante basilica patriarcale di Santa Maria Assunta, che si affaccia sulla grande piazza del Capitolino. I resti più antichi risalgono al IV secolo, ma l'attuale edificio è stato costruito nell'XI secolo e mantiene ancora oggi uno stile romanico, con qualche piccola modifica subita negli anni. Il suo interno, caratterizzato da una pianta a croce latina a tre navate, racchiude uno dei più antichi e grandi mosaici paleocristiani ammirabili in Europa, che ricopre l'intero pavimento della basilica stessa. Numerosi sono anche gli affreschi ben conservati presenti nella cupola del presbiterio e nella cripta sottostante. Sulla piazza si affacciano poi il battistero con un interno dalla particolare pianta ottagonale e il campanile, dalla cui cima si può godere di uno spettacolare panorama sulle campagne circostanti e sulla laguna di Grado. Percorrendo invece le stradine che costeggiano il retro della basilica si arriva alle rovine dell'antico porto fluviale, dove è possibile ammirare ciò che rimane delle antiche banchine del lato occidentale del porto, un tempo crocevia di attivissimi scambi commerciali lungo l'antico corso del fiume Natisone. Oggi è uno degli esempi meglio conservati di struttura portuale del mondo romano. Alla fine del percorso si raggiunge il famoso Foro Romano, che rappresentava un tempo la principale piazza di Aquileia e dove oggi sono ancora visibili gli imponenti resti del colonnato che lo circondava. Ad Aquileia sono poi presenti due parcheggi riservati ai camper per la sosta diurna, posti a ridosso delle attrattive storiche visitabili, uno a pagamento e uno con sosta massima consentita di 2 ore, e un'area di sosta attrezzata, a pagamento, su fondo mattonellato, dotata di camper service, servizi igienici e illuminazione, distanti solo 700 metri dalla basilica e raggiungibile comodamente a piedi. Riprendiamo la strada principale per dirigersi ora verso la costa e in particolare verso la località di Grado, nota anche come l'Isola del Sole. Ad accompagnarci lungo questo percorso un modello collocato al vertice di una delle apprezzate gamme di profilati di casa Roller Team, lo Zefiro 265 TL, qui nella completa versione Advance. Un veicolo dalle dimensioni generose e dall'impronta classica, lungo per l'appunto 743 cm, che si rivolge sia all'equipaggio di coppia in cerca di un abitacolo particolarmente confortevole, sia alla famiglia di 3 o 4 persone, grazie alla presenza di 2 letti matrimoniali sempre pronti. Annovera infatti un matrimoniale posteriore in conformazione centrale, posizionato sopra un gavone garage con piano ad altezza variabile, e un secondo matrimoniale basculante discendente sopra il living anteriore. La parte anteriore dell'abitacolo è dedicata ad ospitare il living, formato da una classica semidinetta L coadiuvata da una piccola poltroncina laterale e integrata con la cabina di guida grazie alle poltrone girevoli, il tutto a servizio di un tavolo centrale monogamba con piano traslabile. Alle spalle del living si sviluppa il blocco cucina dall'ergonomica forma L, che ospita sulla sua superficie un fornello angolare dotato di 3 fuochi con accensione piezoelettrica e un lavello circolare realizzato in acciaio inox e dotato di miscelatore monocomando. Sul lato opposto, al lato dell'ingresso, è collocato il frigorifero Tedford da 140 litri, dotato di selettore automatico della fonte di energia e ampio cassetto portabottiglie nella sua parte inferiore. Proseguendo verso la coda del veicolo, si entra nella sala da bagno in conformazione passante, organizzata quindi in 2 locali indipendenti.
Sul lato destro è collocato il locale toilette contenente il WC Tedford dotato di cassetta esterna estraibile e il mobile lavabo ad angolo, mentre sul lato opposto spazio al box doccia dotato di due porte in metacrilato e areato grazie a un oblò a tetto da 28x28 cm. Per raggiungere il centro di Grado si percorre la lunga diga che la collega con la terraferma, immergendosi nell'atmosfera tipica del paesaggio lagunare. Casone dei pescatori che sorgono sugli isolotti, imbarcazioni che solcano l'acqua e reliti di antiche navi che riemergono dal fondale nei momenti di bassa marea. In particolare, in lontananza si può scorgere l'isola di Verbana, con l'omonimo santuario, raggiungibile e visitabile grazie a un regolare servizio di traghetti con partenza dal canale della Schiusa di Grado. Anche le origini di Grado risalgono all'epoca romana, la cui storia iniziò come porto a servizio della vicina Aquileia, il primo sulla rotta delle navi che da lì entravano nel fiume Natisone. Oggi Grado è una delle località balneari più famose dell'Alto Adriatico, divenuta negli anni meta favorita di turisti sia italiani che stranieri, dove però la vita di paese continua durante tutte le stagioni dell'anno. Grado custodisce nel suo cuore un centro storico dalla bellezza veneziana, un dedalo di viuzze, corti passaggi tra cui perdersi, sorvegliate dalle pittoresche case dei pescatori strette una all'altra, andando alla ricerca di scorci particolari ed elementi che ne raccontino la storia, quella di un mondo in cui il tempo sembra essersi fermato. In particolare da non perdere una visita ai resti e ai mosaici dell'antica Basilica della Corte e alla splendida cornice del Campo dei Patriarchi, dove è possibile ammirare alcuni edifici paleocristiani. Parliamo della Basilica di Santa Eufemia, con annesso battistero lapidario, e della più piccola Basilica di Santa Maria delle Grazie, la più antica della città, con la sua curiosa base quadrata. Dirigendosi verso il mare si raggiunge la diga, la passeggiata lungo la scogliera che delimita il lato occidentale del centro. Nata inizialmente come difesa dal mare, rappresenta oggi la promenade per eccellenza di Grado, dalla quale si può godere di ottimi panorami e romantici tramonti sul mare. Agli estremi del centro di Grado si estendono invece le sue spiagge di sabbia finissima, per un totale di quasi 3 km. Si segnala inoltre la presenza di un centro termale aperto tutto l'anno, situato proprio nel lungomare, di numerosi localini tipici sparsi per le vie del centro storico dove gustarsi un'ottima cena a base di pesce e di molteplici attività dedicate ai più sportivi, come le numerose piste ciclabili tra cui la Alpe Adria che collega Grado a Salisburgo in Austria, passando attraverso la laguna e toccando anche la già citata Aquileia. Per quanto riguarda la sosta dedicata ai camper, a Grado sono presenti due differenti parcheggi, posizionati a poche decine di metri l'uno dall'altro. L'area attrezzata a pagamento su sfondo in asfalto, dotata di camper service, allaccio alla corrente elettrica e illuminazione, e un ampio parcheggio a pagamento sempre in asfalto, più vicino alla spiaggia, ma senza servizi specifici dedicati. Entrambi sono distanti circa 2 km dal centro storico, raggiungibile con una piacevole camminata sul lungomare, in bicicletta o utilizzando i mezzi pubblici. Riprendiamo il nostro percorso in direzione Trieste, lasciando l'isola di Grado per immergersi nella vicina riserva naturale della Foce dell'Isonzo, un insieme di canneti, argini, canali, paludi, boschi e praterie. Rappresenta infatti l'habitat naturale per molte specie di animali e in particolare per gli uccelli, nonché il paradiso per gli amanti del birdwatching. Il suo cuore, l'isola della Cona, ospita il centro visite, uno tra i siti di maggiore interesse didattico, scientifico e naturalistico a livello internazionale, nonché punto di partenza delle numerose escursioni. Sono inoltre presenti numerosi percorsi ciclabili con relative indicazioni completamente immersi in questi paesaggi naturali. Lo Zephyr 265 TL Advance è allestito sulla base del Fiat Ducato nella versione 35 Lite con telaio ribassato Camping Car Special e propulsore da 2,3 litri e 130 cavalli, lasciando per in opzione la possibilità di richiedere i più performanti propulsori da 2,3 litri e 148
o 177 cavalli. In particolare la motorizzazione di partenza, quella da 130 cavalli che equipaggia anche il veicolo oggetto di questo test, risente però della mole del veicolo, soprattutto durante le fasi di ripresa. Su strada lo Zephyr 265 TL presenta un comportamento piuttosto equilibrato considerate le dimensioni del mezzo e lo sbalzo posteriore pronunciato, soffrendo di un leggero sottosterzo in curva e costringendo a porre qualche attenzione maggiore solo in caso di sorpassi di autotreni o di forte vento laterale. Buona è la dotazione di serie offerta da Roller Team, che annovera equipaggiamenti come il climatizzatore in cabina, l'ABS, il doppio airbag, il cruise control, gli specchietti elettrici e riscaldabili, l'autoradio touchscreen con Bluetooth e navigatore e i cerchi in lega da 16 pollici, lasciando però solamente in opzione gli utili dispositivi di sicurezza come ESP e Traction Plus. Lasciamo la riserva naturale della Foce dell'Isonzo per attraversare la vicina città di Monfalcone e giungere al piccolo centro di Duino, famoso per l'omonimo castello che sorge imponente sopra un carsico sperone roccioso a picco sul mare. È stato eretto nel XIV secolo sulle rovine di un avamposto militare romano. Utilizzato inizialmente come prigione, nel Settecento divenne un centro culturale ed umanistico, ospitando nel tempo numerosi personaggi di prestigio e mantenendo tutt'oggi attiva questa tradizione. Al suo interno sono oggi visitabili più di 18 sale arredate, densi di testimonianze della storia centenaria dei principi della Torre e Tasso e dei loro antenati, nonché la scenografica a scala del Palladio, un capolavoro di architettura, la piccola cappella e la sala della grotta. La visita prosegue poi nel bunker del castello, costruito nel 1943 per la marina tedesca a difesa della base di Sistiana contro un eventuale sbarco alleato. Uscendo dalla fortezza è poi possibile raggiungere tramite un sentiero le rovine del Castelvecchio, risalente all'XI secolo e appartenente al Patriarcato di Aquileia. È possibile poi passeggiare per il giardino del castello, caratterizzato da più livelli nei quali si trovano piante e fiori di diverse qualità che durante i mesi primaverili formano delle meravigliose macchie di colori in mezzo alla classica vegetazione mediterranea. Oltre che passeggiare sulle terrazze panoramiche che costeggiano il perimetro del castello e dalle quali si possono godere ottime viste sul mare e sulle scogliere. A poche centinaia di metri dal castello di Duino inizio anche la passeggiata lungo un sentiero immerso nella vegetazione e a picco sul mare che collega il centro di Duino alla baia di Sistiana e intitolata al poeta austriaco boemo Rainer Maria Rilke. La passeggiata è breve, poco impegnativa e inserita in un contesto paesaggistico davvero spettacolare. Riprendiamo la strada principale per percorrere giusto qualche chilometro e discendere poco dopo verso la baia di Sistiana, famosa per le sue spiagge dell'acqua cristallina. Le sue radici affondano all'epoca dei Romani, dove al tempo trovava posto una villa arricchita da strutture termali. Nel Settecento la baia venne sfruttata come cava di pietra, mentre nel secolo successivo divenne sede di abitazioni di lusso per i triestini abbienti. Durante i due conflitti mondiali venne invece utilizzata come base per la marina austro-ungarica prima e tedesca poi. Oggigiorno Sistiana si è trasformata in un luogo tranquillo e protetto, formato da un pittoresco porticciolo turistico, stabilimenti balneari, spiagge di ciottoli che si affacciano direttamente sulla baia con le sue acque cristalline e numerosi localini o chioschi dove poter degustare del buon pesce locale. Fuori stagione è possibile raggiungere comodamente i numerosi parcheggi della baia anche in camper, mentre per l'estate è presente un campeggio situato sulla cima della scogliera. Superato il centro di Sistiana, la strada inizia a costeggiare la costa scendendo pian piano verso la vicina Trieste e regalando alcuni scorci sul mare particolarmente suggestivi. Prima di immergersi nel cuore della città, una sosta la merita sicuramente il castello di Miramare, situato in un'incantevole posizione direttamente sul mare, alla base del promontorio di Grignano. Dalla strada principale si prende una piccola deviazione che costeggia il lungomare e consente di raggiungere il piccolo parcheggio nei pressi del castello, dove è consentita anche la sosta ai camper, sia diurna che notturna.
Il castello di Miramare e il suo parco sorgono per volontà dell'arciduca Massimiliano d'Asburgo, che decide attorno al 1855 di farsi costruire alla periferia di Trieste una residenza consona al proprio rango, affacciata sul mare e cinta da un esteso giardino. Risalendo verso il Carso in posizione dominante rispetto al Golfo di Trieste, è possibile raggiungere uno dei luoghi più affascinanti di questa zona, la Grotta Gigante. Si tratta di una cavità carsica esplorata per la prima volta nel 1840 ed è caratterizzata dall'avere al suo interno la grotta turistica contenente una delle sale naturali più grandi al mondo. Dal centro visite, facilmente raggiungibile anche in camper e provvisto di ampio parcheggio, un ingresso naturale conduce alla prima galleria, dalla quale si inizia la discesa fino a 100 metri di profondità lungo uno scenografico percorso di 850 metri e accompagnati da una guida turistica. Oltre alle classiche visite, nella Grotta Gigante vengono organizzati anche numerosi eventi durante tutto l'anno ed esperienze speleologiche. Inoltre ospita al suo interno anche attrezzature scientifiche come una centrale sismografica e un grande pendolo per rendere misurabili gli effetti delle maree sulla struttura. Il nostro viaggio lungo il litorale friulano è giunto alla fine. Siamo andati alla scoperta di numerose località ricche di storia, cultura, tradizioni e piccole curiosità immerse nel loro glorioso passato. In grado di regalare al visitatore non solamente spiagge, scogliere, mare e relax, ma anche numerose attività e spunti di interesse. Lungo questo percorso il camper si è rivelato un compagno di viaggio ideale grazie alla possibilità di sostare in numerosi parcheggi cittadini o in aree di sosta dedicate, permettendoci così di ammirare non solamente le numerose bellezze artistiche, ma di godere anche di scorci paesaggistici particolarmente suggestivi e romantici tramonti marini. Ora ci troviamo nell'affascinante Trieste, all'estremità orientale del nostro bel paese, esattamente nella sua famosa scenografica Piazza Unità d'Italia, ma questa è un'altra storia.